Ciao a tutti ragazzi e benvenuti nel mio canale. Oggi ragazzi, come potete ben vedere, è una mappa un po' strana perché siamo su Fermas Coach Simulator. Ebbene sì ragazzi, ho deciso di portarlo e vi spiego subito il perché. Il perché è semplice: siccome la domenica è l'unico giorno in cui in realtà non porto video perché a settimane alterne sapete che lunedì, mercoledì e venerdì e martedì, giovedì e sabato. La domenica appunto rimaneva libera e quindi ho deciso, ma perché no? Portiamo una serie domenicale su questo gioco. Ovviamente ragazzi, mi piacerebbe ricevere da voi un feedback. Nel senso che fatemi sapere se vi piace come idea, se vi piace il gioco, se dovrei portare un gioco diverso, fatemi sapere. Intanto ragazzi, siamo qui, ho creato già il mio profilo, Simulator for Life. E ci ha portati qui sulla mappa. Dobbiamo scegliere il nostro paese natale per l'appunto. Siccome questa è una mappa tedesca, perché siamo in Germania, io direi che possiamo andare a capitale, o a Berlino. Andando a Berlino ci sblocca tutta questa area, che non è malvagia. Dai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 o 11, perché queste due qui se ce le sblocchi o meno. Comunque selezioniamo, ecco qui, ecco qua ragazzi, Fermas Coach Simulator. Allora iniziamo il gioco. Qui ci dice se vogliamo fare la carriera e noi facciamo la carriera. Ci dà già un percorso prestabilito che dovrebbe essere un percorso, diciamo, tra virgolette, di prova, quindi accettiamolo. Realistico. Ok, allora abbiamo due marche di camion, il MAN e il BB, che è un piccolo camion, penso delle parti della Thailandia o India, qualcosa del genere, perché mi ricorda molto quel lì, che è un DLC tra virgolette gratuito che si può scaricare da Steam. Se avete il gioco, avete il gioco ovviamente su Steam, potete scaricare gratuitamente questo autobus. Però noi oggi ci concentriamo su questo qua. Allora abbiamo il Man Lion Coach o il Coach C. Ho scaricato anche un pochettino di skin per gli autobus. Io direi che prendiamo per il momento questo piccolino. Da notare la targa Simulator for Life, lo lasciamo così. Allora, il tempo sono le 16:07 nella adesso sto registrando, ed è il 29.02.2020, ovviamente sempre nella realtà. Io schiaccio qui, posso settarmi la data che preferisco. Allora, io la data la potrei lasciare anche così. Ecco, mettiamo il tempo alle 10, che mi sembra un po' più. Mettiamo la neve, in realtà non la vorrei. Tempo variabile, ok. E carattere, facciamo lui. Ok, e la personalizzazione sono le skin. Adesso ci metto un po' a caricare, però Voyager, Las Palmas. Lasciamo quello di default. Ok, partiamo con il gioco. Vi chiedo scusa in anticipo ragazzi, perché questo gioco è ottimizzato parecchio male, parecchio, quindi ci saranno dei lag sicuramente. Ok, eccoci qui, eccoci qui. Guardate, il nostro non si può correre. Si può andare più lenti o più veloci schiacciando lo shift. Ok, questo è il nostro deposito, credo. Ok, apriamo il portellone. Entriamo. Allora, chiudiamo subito la porta. Allora, accendiamo. Ok, acceso. Attiviamo tutte le autorizzazioni, quindi Wi-Fi, cucina, PC,
Lucida lettura, luci dell'autobus, questo è l'annuncio, quindi interessa display del passeggero. Attiviamo l'aria condizionata a 22 gradi, che è la temperatura minima consigliata. Qui attiviamo la pulsa delle particelle, interruttore luci, okay. Poi riscaldamento specchietto. Del parabrezza, riscaldamento del parabrezza, no scusate, luce del conducente e destinazione, ok. Poi attiviamo marcia, ok, e partiamo. Perfetto, togliamo la freccia, ok ragazzi, benissimo, e si parte con il nostro viaggetto, con il nostro primo viaggio come autisti di lunga tratta, perché questo gioco ragazzi, sì, non ve l'ho detto in presentazione, però è un gioco che tratta autobus, vedete ha laggato, autobus di lunga tratta, quindi viaggi molto lunghi, intorno, penso almeno 200 km, poi dipende, potrebbe essere di più o di meno, però più o meno intorno ai 200 km. Allora qui i semafori durano un'eternità, quindi penso che ogni fermata di semaforo rosso taglierò, perché è veramente scioccante l'attesa del semaforo. Questa volta non lo taglio per farvi capire quanto tempo in questo gioco si spreca a stare fermi davanti al semaforo. Intanto vi faccio vedere il camion. Scusate, l'autobus, sono abituato a ATS, a Eurotrack, American Track, ecco, quindi dico camion, ma in realtà autobus. Guardate com'è dettagliato, quanti dettagli, veramente quanti dettagli, bellissimo. Ok, qui è verde, avete visto comunque l'attesa è spropositata, una cosa allucinante. Però non si può avere tutto. Io penso vi siete già accorti dei lag che ci sono, ovviamente questi scatti allucinanti, che non è dovuto dalla poca potenza del mio computer, ma è dovuto proprio alla poca ottimizzazione del gioco che gli sviluppatori hanno fatto lo stesso. Quindi niente, ce lo teniamo così com'è. Se vi piace comunque fatemelo sapere, lasciatemi un commento, anche solo un like per farvi capire che devo continuare questa serie domenicale, o comunque se volete che continui questa serie ma non con questo gioco, fatemi sapere nei commenti quale gioco vi piacerebbe di più. Mi piacerebbe portare comunque un gioco di autobus, siccome ho già portato due, sto già portando anzi due giochi di camion, un gioco di appunto farming, di agricoltura, e quindi mi piacerebbe portare dopo di, allora di qua sì, forse sì, devo andare di là, mi piacerebbe portare un gioco autobus, dato che gli autobus rientrano in giochi di simulazione, quindi fatemi sapere. Ok, intanto siamo arrivati. Benissimo, allora apriamo. Ecco qui ragazzi, guardate i nostri primi passeggeri. Allora, controlliamo questi Tag, passeggeri. Ich hoffe ich bin hier richtig. Sì, devo fare il login un attimo. Allora, controllo prioritario facciamo. Cool. Buongiorno signore. Tag, das Ticket. Ciao. Sì, ciao. Grüezi, ist das gültig? Danke. Prioritario. Moin, ich hoffe auf geht's. Sì. Mahlzeit, ist das gültig? Vielen Dank. Prego, prego. Tag, Sie wollen auf geht's. Prego. Hallo, Sie wollen bestimmt auf geht's. Prego. Hi, ich hoffe, ich bin hier richtig. Sehr freundlich. Grüezi, hier, mein Tag. Können Sie das rückgängig machen? Moin, ich muss ja ganz Sie wollen bestimmt. Hin. Ciao. Quello non andava, non viene con noi. Tag, das Ticket. Ciao. Ciao, Sie wollen. Ciao. Ciao, ciao. Mahlzeit, vielen Dank. Ciao, dicono ciao. Oh.
Grüezi. Bin ich hier richtig? Vielen Dank. Perché dicono ciao? Ma. Va bene. Ok, ci siamo tutti. Chiudiamo. Poi ci spostiamo a un minuto prima della partenza. Iniziamo l'itinerario. E attiviamo l'annuncio. E partiamo. Benissimo, ragazzi. Primi passeggeri recuperati. Ora tra 38 km abbiamo gli altri. E c'è. Ci rallentiamo. Devo dire che è abbastanza complicato gestire un autobus. Devo dire che trovo più semplice guidare camion. Gli autobus così lunghi e tutti rigidi in un blocco unico, almeno il camion è un po' più snodabile con rimorchio. Questi invece sono molto più rigidi. Ho scoperto che bisogna proprio prendere le curve molto larghe per non rischiare di montare sul marciapiede con la ruota di dietro. Vabbè, niente. Dai, partiamo. Ok, la minimappa, vedo una macchina fotografica, non so cosa sia sinceramente. Oh, abbiamo il limite 50, qui bisogna fare attenzione perché bisogna rispettare assolutamente i limiti perché sennò ci penalizzano. L'unica pecca forse che in questo gioco non c'è è la parte gestionale dell'azienda, la parte economica, infatti ci sono soldi, non ci sono. C'è una valuta proprio nel gioco, ma si sale di livello solamente con l'esperienza, quindi peccato, peccato sinceramente. È un bel gioco, ottimizzato male sì, però un bel gioco, e quindi in realtà mi faceva piacere poter gestire anche la nostra azienda qua di trasporto, però a quanto pare probabilmente il gioco è stato impostato come se noi fossimo semplicemente dei dipendenti, credo, e non dei proprietari dell'azienda. Noi ci spetta il lavoro duro. Guidare, guidare, guidare. Ok, siamo in autostrada, credo. Penso. Non riconosco proprio al 100% le autostrade tedesche. Qui ci dice che dobbiamo già uscire. Ausfahrt. Infatti. Poi penso che in realtà voglia dire uscita, perché la vedo anche su ETS e penso voglia dire uscita. Ora io devo girare di là. Sì. Ok. Mettiamoci nella nostra corsia. Spero ragazzi che questa volta il microfono si senta meglio, perché questi due episodi precedenti di Farming sì e di American Truck si sentiva un po' così, perché ho sbagliato i settaggi del microfono. Spero di averli settati al meglio questa volta, spero proprio, e spero che abbiate anche sentito nell'ultima puntata di American Truck. Ho messo una piccola canzone di sottofondo e penso che la rimetterò anche qui e in tutti i prossimi video, perché devo dire che rende molto di più il video, almeno a parere mio. Quindi se vi va lasciatemi anche un feedback su questo per capire cosa ne pensate, se vi piace più solo il parlato o anche una piccola canzone di sottofondo delicata, non si sentiva almeno. Vero, devo ancora vedere come si sente su YouTube, però penso che si sia abbastanza delicato. Ok, dai. Mi devo girare. No, rosso, che palle. Vedete quanto la devo prendere larga. Ok. Ciao.
penso che siamo arrivati. Oh, Dio. Che palle. Oh, meno male, verde. Stavo con questa voce piangendo. Allora, tiriamo. E verde. Voce. Era diventato giallo. Ora potevo passare. Ok. Andiamo a prendere i prossimi passeggeri. Come si imbarca? Eccoli qui, sì, i passeggeri. Da notare che nevica. Ok. Andiamoci qua. Vediamo. Buongiorno. Ciao, das Ticket. Bitte sehr freundlich. Ciao. Salut, ich müsste noch ein Ticket allora, bei Ihnen kaufen. Magdeburg, sì, ci andiamo. Allora, dove siamo? Eccolo qui. Controllo. Cool. Yes, perfetto. Mahlzeit, bitte sehr. Ach du meine Güte, das ist ja die falsche Linie. Mahlzeit, mein Ticket, danke schön. Servus, ich hoffe sehr freundlich. Lei sì, il gemello. Moin, ich müsste noch ein Ticket bei Ihnen kaufen. Lui a Magdeburg. Allora. Qua. Controllo. Sehr freundlich. Perfetto. Chi mi manca? Nessuno. Questa signora che sta facendo? Non si sa. Buongiorno signori. Come mai di qui? Oh. Finiamo nel baratro praticamente. Va bene. Allora, vediamo. E niente, siamo perfetti, quindi inizio itinerario. E avviamo l'annuncio. Andiamo per una mano e la freccia e andiamo. Perfetto. Ora 300 semafori sicuramente. E dai. Come al solito 300 semafori. Ragazzi scusate ma io devo farlo. Non posso sopportare più questi semafori. Vedi, ancora due, cioè, vi rendete conto qui qua. Vediamo se riusciamo a prendere anche quello laggiù verde. Speriamo. Dobbiamo rallentare un pochino, dobbiamo girare. Oh, che liscio che gli ho fatto, porca vacca. È verde, veloce. E qua di nuovo rosso. Ok, ripartiamo. 300 ore, ragazzi. Oh. Purtroppo. Ok, penso che stiamo entrando in autostrada. Sì. Vedo che qui c'è infatti la fine della città. Ok, qui abbiamo aperto la via libera. Perfetto. Ragazzi, ci vediamo appena arrivo alla prossima stazione. Ok, ragazzi, siamo arrivati. Ho pure lisciato un posto di blocco perché non me ne ero proprio accorto e ho lisciato pure il posto di blocco. Vabbè, mi daranno un paio di penalità penso.
I semaforo di nuovo. E quando mai? Questi devono essere poliziotti del posto di blocco, sicuro. Facciamoli andare avanti. Fortunatamente non si sono accorti che eravamo noi. No dai, a parte gli scherzi, devo dire che il gioco è abbastanza carino. L'unica pecca che penso che avrete notato è che lagga da paura. Da paura. Oh, di nuovo. Cielo. Dicevo, lagga da paura. E quindi niente ragazzi, spero vi piaccia lo stesso il video. Ci ho messo anche comunque, nonostante che laghi, che sia quello che sia, ci ho messo impegno per farlo, quindi spero vi piaccia, ecco. Vi ricordo ragazzi i miei link utili, Instagram, TikTok, l'azienda di Traxbook e il mio profilo Discord. Per chi volesse entrare nella mia azienda di Traxbook, nella domanda di iscrizione, penso si dica nel modulo, scrivete che siete follower di YouTube o di Instagram o di TikTok, quello che volete, però scrivetemelo perché sennò non accetto. Und das gibt Punkte in Flensburg. Ok, ripartiamo. Di nuovo rosso. Vabbè, ho niente. È così sto gioco. Oh, male verde. Dai, 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 dai. Partite, partite. Ok. Perfetto, vabbè. Vabbè, oh, ok. Giuro che quando vedo che è verde di vedere, non so, la Madonna, perché veramente ovvia. Il sacro graal di questo gioco è il semaforo verde, perché porca vacca, mai visto tanto tempo così. Tanto vi faccio vedere i dettagli di questo bel cielo. Dettagli di questo bellissimo autobus. Ah, qua si può girare volendo. Il mouse. Guardate laggiù. Il martelletto per infrangere il vetro. Fantastico. Dai, oh yeah. Arriverà prima o poi. Oh. Mamma mia. Andiamo a destra. Ecco, bella laggata. Sta. Ok. Da kann sich die Bahn echt mal ein Beispiel nehmen. Oh, grazie, le ferrovie dovrebbero prendere esempio. Ah, grazie. Allora. Perfetto. Ecco qui. Vediamo, esci. Vediamo cosa ci dice. Ok, allora incidenti, meno 4 punti, controllo del radar, meno 1 punto, stile di guida, meno 9 punti per la distanza di sicurezza superata, per il resto 4.755 punti esperienza. Va bene ragazzi, dai, con... anzi, facciamo così. Va bene ragazzi, dai, con la vista della pagina iniziale, vi ricordo i miei link utili, Instagram, TikTok, l'azienda di Traxbook e il profilo di Discord, tutto in descrizione, quindi guardate la descrizione, importante.
Vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare un bel like, di commentare e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!